Per la pastiera di mamma Patrizia ci occorrono: per la frolla 190 g di zucchero, 210 g di strutto, 20 g di miele, 105 g di acqua e 480 g di farina. Per il ripieno 250 g di grano cotto, 100 g di latte, una scorza d'arancia, 20 g di burro, 5 gocce di neroli, 3 gocce di millefiori, 80 g di tuorli, 380 g di ricotta, 1 g di cannella, 1 g di sale, 150 g di zucchero. Ogni pastiere che si rispetti ha come ingrediente principale il grano e andiamo a cuocerlo in pentola. Mamma, mi aggiungi il latte per favore? Anche se il grano già è cotto quando l'ho acquistato in barattolo, però occhio a ricuocerlo perché diventa più tenero, più morbido ed è più piacevole quando si mastica. Almeno mamma così mi insegnerà. Adesso riscaldiamo il grano con il latte, che deve diventare una crema, sempre a fuoco lento. Mi dai anche l'arancia. Quante? Un paio di pezzi. Uno e due. Così scarica il sapore e lasciamo cuocere. Ok, si deve ridurre. Si deve addensare. Perfetto. Nel frattempo vogliamo fare la pasta frolla. Certo. A casa mia succede sempre questo. Mamma vuole fare tutto con le mani, io voglio guagliare un po' prima, utilizzo la panetta. Partiamo con la frolla, con lo strutto. Farina, zucchero, strutto. Ma mamma, diciamolo, perché lo strutto? Perché la pasta frolla viene più friabile con lo strutto. E poi da tradizione, no? Poi da tradizione. Esatto. In questo caso, visto che stiamo facendo una pasta frolla, ho utilizzato una farina 00, debole. Cosa vuol dire debole? Con un W 130-150. Allora, in questo caso vado ad aggiungere un po' d'acqua perché noto che fa difficoltà un po' a rapprendersi, ok? Rimane un po' sgranata, quindi praticamente cosa faccio? Aggiungo un goccino d'acqua e la faccio lavorare. Ecco qua. Mamma, ma a proposito di fare le cose a mano, quante pastiere hai fatto nella tua vita? Tantissime, non le ho mai contate, ma ne ho fatte tante. Assai? Assai, tantissime. Quindi non è vero che si fa solo a Pasqua? La tradizione dice che si fa a Pasqua, però bisogna anche farla durante l'anno perché è la regina dei dolci. Si viene allenata. È semplice, ma è eccezionalmente saporita. Guardate adesso come si è compattata con un goccino d'acqua, è lavorabile, e la tiriamo fuori. La compatto. Faccio tipo una piega, però è di mia usanza anche non lavorare troppo la pasta frolla perché altrimenti si sgrana. Si può appiattire e ci mettiamo la pellicola. La vedete così bianca proprio perché, come avete visto negli ingredienti, non ci sono le uova, non c'è il burro. Questa è una ricetta di una frolla povera. Andiamo in frigo. Riposino di quante ore, mamma? Io direi di usarla domani direttamente. Vabbè, domani proprio no, diciamo un paio d'ore bastano, vabbè. Mamma, il riposo l'ha fatto. Stendo io, non ti faccio affaticare. No, no. Lo so che tu sei la regina. Tocca a te. Stendo così, prima da un lato, poi dall'altro. Aiutatevi con un po' di farina, non esagerate, ricordatevi che se aggiungete troppa farina rompete l'equilibrio della ricetta. Adesso foderiamo lo stampo. Mamma, come l'abbiamo? Con burro e poi infarinato. Alzo la frolla, faccio scivolare sopra e faccio cadere dentro i bordi. Tolgo l'eccesso, giusto, ma? Bravo, e conserva questo. Allora, bravo sei bravo, ma tu non ti ricordi che hai iniziato molto presto a lavorare giù al panificio? Avevi solamente 3 anni e già eri con le mani in pasta. Sono nato nella farina. Perché. Bravo. E io ti facevo giocare con la pasta e facevamo le formine, gli ometti. Nel frattempo che tu mi hai rievocato questi ricordi, io ho finito di foderare. La pasta la dobbiamo a Bucherella. Bravo.
Allora, per fare la pastiera io vi consiglio sempre uno stampo così. L'altezza è più o meno 3 cm, 3 cm e mezzo. La pasta stendetela leggermente più spesso. Qui siamo quasi al mezzo centimetro, perché a me piace che ci sia quella parte di pasta frolla, no? Ma cioè, questo sapore di croccantezza che dà la cosa in più. Mamma, adesso che facciamo? Mettiamo in frigo. Mamma, il grano è pronto? Sì, prontissimo. Ma che fai? Ci metto il burro. Per renderlo ancora più cremoso. Io nel frattempo mischio la ricotta con lo zucchero. Sì. Per fare la pastiera io mixo le ricotte. Faccio metà ricotta vaccino e metà ricotta di bufala. Aggiungo metà dello zucchero e inizio a lavorarla con la frusta fin quando non diventa bella liscia. Allora, intanto io ho messo il grano in una ciotola a raffreddare e ho tolto le scorze di arancia. Nel frattempo che tu prepari la ricotta con lo zucchero, si finisce di raffreddare. Perfetto, io ci sono quasi. Aggiungo un'altra parte di zucchero. Comando, lavorala bene. Subito, a mano. A mano. Ok, aggiungo l'ultima parte. Ecco qua. Adesso aggiungiamo i tuorli. Sciliamo bene. Mamma, come si fa a vedere quando l'impasto è giusto? Quando diventa come una crema. Crema sia. E alla fine aggiungiamo il grano cotto. Occhio che il grano deve essere freddo, ben freddo. Lo lasciamo un po' in frigo, almeno una mezz'oretta, e poi lo inseriamo all'interno della crema, che deve essere così. Ecco il grano. Lo inseriamo all'interno, perfetto, integrato il grano, vado con il neroli, con il millefiori, con il sale e un po' di cannella. Piace a papà. Questo è amore. Anche questa è una scelta di casa nostra, a noi ci piace con la cannella. Mamma, è bella cremosa? Aspetta, fammi controllare. Bravo, ok, vai. Adesso riempiamo la tortiera. Eccoci qua. Mamma, vado? Pronto. Ci va tutto. Tutta? Sì. Eccolo. Perfetto. Livellala un poco. Subito. Andata? Facciamo le strisce? Certo. Altro piccolo trucchetto, soprattutto per le prime volte che fate la pastiera. Quando siete a questo punto, rimettetela in frigo. Perché? Si rassoda il ripieno e le strisce non vanno giù. Questa è la frolla che ci è rimasta, che non è un avanzo, ma serve per fare le strisce della pastiera. Quindi ora andiamo a stenderla. Deve essere un po' più sottile rispetto a quella usata per fare il guscio. Ecco qua. Mamma, va bene come spessore? Sì, va benissimo. Prendiamo la pastiera dal frigo. Ecco di qua. Mamma, quante strisce? 7. 7 a disposizione. Eccoci qua. Subito 7 strisce per la mamma. Le faccio pure un in più se si rompe. 8 e 9. Via. Come metto? Incrociato. Partiamo dal centro, quindi faccio prima una metà, così. Perché mamma 7 strisce? Come le strade del decumano di Napoli. Poi parto dal centro. Allora, se fate difficoltà a maneggiare la frolla, potete creare le strisce e metterle in congelatore e le lavorate da fredde, molto fredde, è più facile. Poi man mano che prendete manualità potete farlo anche a temperatura ambiente. Non vi spaventate, a tutto c'è una soluzione. Mamma, inforniamo? Certo. Vado io? Certo. Perfetto. 180? 180. Quanti minuti? No, 50-60 minuti. Ci vediamo tra un'ora. La pastiera è pronta. Allora, molto importante rispettare la cottura. Quando è tutta ben dorata, vuol dire che è pronta. Seconda cosa importante, va sformata tiepida, non totalmente fredda, ok?
ok? Deve essere ancora un po' caldina, perché praticamente il grasso della frolla gli fa sì che si stacchi dallo stampo. Ricordate questo. Prendo un piatto, lo metto su, capovolgo, così, a sua volta me la giro sulle mani, o vi potete aiutare con un altro piatto, c'è una mano che è quando è una tortiera, metto sull'alzata e poi mamma. Tocca a me. Ci metto lo zucchero a velo. Mamma, da quanto tempo non facevamo una pastiera insieme? Ma saranno 2 o 3 anni e tu stai sempre in giro. Ma per lavoro, ma... E lo so. Ma mamma, la famiglia è sempre mamma. Bene, la pastiera è pronta. Buon appetito. Da parte mia. E di mamma, buon dolce. Buon dolce. Per fare la pastiera partiamo proprio dalla frolla. Mettiamo in planetaria lo strutto, lo zucchero e la farina. Lasciamo lavorare, poi portiamolo sul piano e continuiamo ad impastare. Formiamo un panetto rettangolare. Avvolgiamolo nella pellicola e mettiamolo a riposare in frigorifero. Trascorso questo tempo, stendiamo la frolla allo spessore di circa 0,5 cm e foderiamo una tortiera precedentemente imburrata e infarinata. Buchiamo il fondo con una forchetta. Per la crema di grano, inseriamo tutti gli ingredienti in una pentola e facciamo cuocere a fuoco lento. Quando il latte sarà completamente assorbito dal grano, togliamolo dal fuoco, eliminiamo le scorze e facciamolo raffreddare in frigorifero per almeno 30 minuti. Per il ripieno, in una ciotola mischiamo la ricotta e lo zucchero, uniamo i torli, aggiungiamo la crema di grano, il neroli, il millefiori, la cannella, il sale e amalgamiamo con cura. Riprendiamo il guscio di frolla e versiamo all'interno il ripieno. Stendiamo la frolla avanzata, tagliamo 7 strisce di frolla e applichiamole sulla pastiera a formare dei rombi. Inforniamo a 180 gradi, lasciamo intiepidire la torta e spolveriamo con zucchero a velo.